Ma no, razionale, sono questi momenti importanti, vi sono 10 giorni e in 10 giorni si può fare tanto, ma questo è un momento culminante, di grande soddisfazione. Un appello che chiameremo il Patto di San Gimignano ai sindaci per un sostegno e l'hanno sottoscritto in 186 sindaci su 273 in Toscana. Più di 2/3 dei sindaci toscani hanno fatto un appello per sostenere la mia candidatura. Naturalmente è mosso da un patto e quindi da parte mia l'impegno perché il rapporto fra la regione e i comuni sia sempre un rapporto molto costruttivo, corretto, di concertazione. Le scelte importanti avranno sempre un preventivo accordo, intesa con i sindaci. E poi la valorizzazione dei nostri municipi, dei nostri comuni, che in Toscana esprimono storia, cultura, manifattura, agricoltura, turismo, dovrà essere la preoccupazione principale sempre della regione. È fondamentale perché il compito della regione è quello di non essere il gendarme nel rispetto delle norme, della burocrazia, delle leggi, ma essere quella di un soggetto che aiuta i comuni e aiuta gli imprenditori, i lavoratori, coloro che hanno avuto chiaramente una situazione di sofferenza dalla pandemia. Per rilanciarsi dobbiamo farlo tutti insieme attraverso un reciproco supporto, perché è il modello Toscana, che dobbiamo rilanciare, a cui noi tendiamo, non come qualcun altro che pensa a demolirlo. Ma innanzitutto è una soddisfazione, perché significa che il lavoro che ho fatto in questi anni nell'andare uno per uno in tutti e 273 comuni, nei primi 2 anni e mezzo io ero già stato almeno in un'occasione istituzionale in ciascuno di questi, è la conferma di un rapporto che si è venuto a creare. E poi io ho lanciato un messaggio, quello della Toscana diffusa. Noi dobbiamo valorizzare la Toscana delle città, ma la Toscana che vive borghi come questo, è simbolico San Gimignano, che vive realtà di cui dobbiamo evitare lo spopolamento, a cui dobbiamo dare servizi, che dobbiamo favorire nella loro crescita, perché il contributo che danno alla regione, una equilibrata densità di popolazione, una capacità di vivere ogni territorio, è la forza della Toscana del mare e dei monti, dei borghi e delle città, delle campagne e delle colline, dei prodotti che rendono il Made in Tuscany una cosa unica al mondo. Il Recovery Fund, ovvero noi abbiamo dall'Europa ottenuto, grazie al ministro Gualtieri, al commissario Gentiloni, al presidente Conte, una disponibilità di risorse con contributi che sono a fondo perduto o a basso livello di interesse per 209 miliardi in Italia per i prossimi 5 anni. In Toscana questo si traduce in circa 15 miliardi. È evidente che noi dobbiamo saper comporre i progetti e ottenere quei finanziamenti per realizzare quei progetti sull'economia circolare, le risorse che possono derivare da un'energia pulita, il fatto di dover cambiare stile di vita nell'edilizia e nella capacità di costruire le nostre città, nelle infrastrutture che devono essere ecosostenibili. Ecco, su questo ecco una grande alleanza fra lo Stato e la Regione, e naturalmente ha la carta in regola per poterlo proporre chi questo l'ha ottenuto. Non certo chi, penso a Salvini e al centrodestra, avrebbe probabilmente portato l'Italia fuori dall'Europa e fuori dall'euro. Sa anche le sue criticità e quindi deve essere migliorato, riformato, ma c'è l'orgoglio di una terra che è riuscita nell'economia, nella salute, nel turismo, nella cultura, a essere punto di riferimento in Italia, in Europa, nel mondo e che partendo da qui vuole ulteriormente migliorare il benessere, la qualità di vita, superando il più possibile diseguaglianze e situazioni di svantaggio. Dall'altra vi è altri modelli culturali a cui si fa riferimento e sinceramente io non ne sento il bisogno, sento di lavorare sulla Toscana per dare una terra di sempre maggiore benessere ai toscani.